Riprendiamo la linea qui dal centro sportivo Maracanã, ancora ben ritrovati cari spettatori, amici sportivi di Vido Nola per questo secondo tempo del trofeo Jack fra Bayern Monaco e Barcellona, primo tempo che ha visto i bavaresi trionfare col punteggio di 3-1, ma il Barcellona e gli spagnoli sono pronti a riequilibrare le sorti del match. Con me Giorgio Lisio. Un saluto a tutti gli appassionati del calcio a 5 e agli amici del Maracanã e del trofeo Jack. La marca prova a combinare con Cappuccio, ce l'ha sul destro, se la passa sul sinistro, ancora a destro, Cappuccio alla piazza di giustezza ed è il 4-1 per il Bayern Monaco, notte fonda per gli spagnoli. Sì, la partenza degli spagnoli in questo secondo tempo non è stata eccezionale, il Cappuccio ne ha approfittato, aveva un po' di spazio, ha messo a sedere un difensore, e ha siglato questo 4-1, Ivan Cappuccio sicuramente il migliore dei suoi al momento. Torna a manovrare il Barcellona, questo gol ha il sapore di una mazzata per la squadra spagnola che certamente proverà a riequilibrare il risultato, ma alla prima disattenzione difensiva è stata punita con un pregevole tocco di Cappuccio che ha mandato per le terre, scusate, Vestale, ed ha battuto con freddezza Annunziata. Duraccio qui prova a combinare con lo stesso Vestale, non si concretizza il suggerimento, Mancuso prepara la palla per gli avversari per velocizzare le manovre di gioco, ancora Mancuso, qui Cappuccio lotta come un leone a ridorso della sua area difensiva, Cappuccio, ancora Cappuccio prova a partire in contropiede, si perde la sfera e arriva una rimessa laterale per gli spagnoli con Mancuso che suggerisce per Duraccio di giustezza a sua volta per Mancuso, scusate, ho le sillabe un po' incollate in bocca. Prova a ripartire il Bayern Monaco, qui la marca getta il cuore oltre l'ostacolo per tenere la sfera in campo, tuttavia ritorna a manovrare il Barcellona, qui Jovino risponde presente al tocco, ci sembra di Vestale nello specifico, prova ad involarsi il Bayern Monaco con Armenio, qui che ingaggia un duello con l'estremo difensore avversario, vince Annunziata e salva gli spagnoli dal tracollo definitivo. Armenio si avventa sul punto di battuta, il tempo stringe e arriva puntuale il cambio battuta, regole ferre qui al Jack e gli arbitri le fanno rispettare al 100%. È giusto così, Giando, l'arbitro è qui per determinare le regole del gioco. Attenzione, qui il gol! Qui arriva il grandissimo gol di Duraccio che accorcia le distanze con una pregevole conclusione. Jovino aveva coperto il primo palo e Duraccio poteva siglare la rete solo mettendola in questo modo al di sotto della traversa. Bayern Monaco 4 ma Barcellona 2 adesso. Un gol veramente bellissimo questo di Duraccio, da posizione estremamente defilata ha battuto Francesco Jovino con un gran destro che si è andato a spegnere nel 7 del secondo palo. Barcellona ancora vivo. Intanto qui uscita autorevole di Annunziata che di piedi ha coperto lo specchio della porta alla corrente La Marca che si era involato bene sull'out di sinistra. Arriva la chiamata arbitrale, fallo di fondo per i Blaugrana spagnoli. Intanto Armenio esce in marcatura di Duraccio, qui la combinazione non risulta efficace, un tocco troppo lezioso quello di Capitan Duraccio per Mancuso. La palla termina in fallo di fondo mentre si riorganizza il Bayern Monaco con De Sena che ha suggerito per Armenio, ancora molto impreciso il numero 9 tedesco per questa gara valevole per la penultima giornata di Jack, la 16ª. Prova a ripartire il Barcellona 3-2, aspetta un movimento, arriva il tiro, la gran conclusione ribattuta da La Marca che spara in calcio d'angolo colpendo col gluteo. Si immola per la causa il calciatore. Intanto l'ottima combinazione qui è tanta sfortuna per il Barcellona che ha mancato di un centimetro il gol del 4-3. Mancuso nello specifico aveva concluso bene a seguito di un calcio d'angolo, ma la traversa si è opposta ed ha arriso a Jovino e compagni. Intanto La Marca prova ad involarsi, ancora La Marca. Sornione, Armenio attende suggerimento, Duraccio esce bene, la spara in rimessa laterale che guadagna. Barcellona riparte con il solito Mancuso che prova a strappare, ancora la conclusione molto laterale, arriva la rimessa dal fondo per il Bayern Monaco che prima ha trovato un grandissimo spavento su un calcio d'angolo.
Sì, perché è stato bravissimo Emilio Mancuso ad uscire dai blocchi, a farsi vedere, da apprezzare la sua conclusione. Ricordiamolo, lui tutto sinistro col destro di prima intenzione, veramente sfortunato. La traversa ha voluto negare la gioia del gol al numero 11 blaugrana. Intanto Pizza, molto brioso, va a portare efficacemente il primo pressing anche in questa occasione. Guadagno nella rimessa laterale, Armenio si invola ma s'addormenta, palla al piede, da gioco facile il Barcellona, nello specifico Fabio Vestale a scalciare la sfera in rimessa laterale. Palla in movimento, il calciatore la marca momentaneamente in panchina, non apprezza la giocata dei suoi compagni, nello specifico è arrivato il cambio battuta, adesso il suggerimento in profondità d'esperienza, De Sena becca anche un calcione, qui si riorganizza il Barcellona, ancora Barcellona, il tiro di Mancuso termina oltre la linea di fondo, gonfia il lato sbagliato della rete, regalando l'illusione del gol, ma la partita è ancora ferma sul 4-2 a favore del Bayern Monaco, che adesso manovra con Pizza, Cappuccio, ancora Pizza, il sinistro deviato, calcio d'angolo per i tedeschi che provano a strappare offensivamente, un break che permette alla difesa di rifiatare. Armenio si posiziona sul secondo palo, Cappuccio taglia sul secondo a sua volta il tiro di primissima intenzione con De Sena che chiama la difesa. Duraccio, palla al piede, prova ad orchestrare, tocco sotto, qui De Sena fa buona guardia, arriva la rimessa laterale per i bavaresi, anzi per i blaugrana, ci scusiamo, con Duraccio che in politica col pallone poi prova un tiro tutto sommato velleitario di primissima intenzione, la rimessa dal fondo di Jovino, ha provato a sorprendere il collega Annunziata ma la palla si è terminata in fallo di fondo, qui Cappuccio in marcatura, Vestale in profondità, il tiro e Jovino risponde presente, alimenta l'azione l'altro Vestale. Armenio a buon gioco qui nello spedire la palla in rimessa laterale, arriva la rimessa per gli spagnoli, qui prova ad involarsi Mancuso che suggerisce per Vestale, ancora Mancuso dalla linea di fondo, fa buona guardia Jovino, De Sena per Cappuccio, top player di questo Bayern Monaco che fatto sentire il suo apporto in questa gara, un po' mancato nel corso della stagione ai bavaresi che navigano in una tranquilla posizione di centro classifica. C'è in ballo la Champions League, Jovino esce autorevolmente qui, abbranca la presa, alimenta l'azione Pizza, suggerisce per Armenio che un po' si addormenta su questa sfera, sicuramente uno dei meno lucidi, un po' mollo anche in questa occasione Armenio. Sì, Armenio dopo il gol pare essersi spento, mi sembra un po' demotivato, ha bisogno di stimoli questo Armenio per gonfiare la rete, mentre qui Cappuccio un gol veramente eccezionale, straordinario e straordinario. Si carica la difesa avversaria sulle spalle e c'entra il gol del 5-2, Bayern Monaco 5, Barcellona 2. Grazie ad un super Cappuccio, battuta del Barcellona che prova a rimuginare il gioco, qui arriva un passaggio abbastanza abbozzato di Mancuso per Duraccio, il capitano blaugrana costretto a fare il buono e il cattivo tempo appresso ad una formazione non totalmente ottimizzata stasera. Pizza prova a suggerire per Cappuccio, ancora Pizza in profondità, prova ad affrontare Mancuso, Duraccio allarga per Mancuso, non si concretizza il suggerimento per Vestale, mentre in panchina scalpita Alfieri per subentrare, per dare il proprio contributo a questa gara tignosa che vede in vantaggio i tedeschi. Jovino per poco non combina la frittata, torna a manovrare il Barcellona, mentre De Sena di grandissima esperienza lascia scivolare la palla in rimessa laterale. Qui la palla viene sparacchiata in avanti,
senza tante pretese, torna appannaggio del Barcellona il possesso con Annunziata. Cerca una linea di passaggio pulita, suggerisce in profondità per Vestale, fanno buona guardia la marca e De Sena con il primo, subentrato ad uno spento armenio. Cappuccio qui prova il gran controllo, ma la palla termina drammaticamente in un fallo di fondo. Alimenta l'azione Annunziata per Mancuso, ancora Mancuso, suggerisce, fa buona guardia a De Sena, anche stavolta Pizza. Pizza tenta il gran sinistro ed arriva il gol di Pizza, che in contropiede punisce gli avversari ed è davvero notte fonda per il Barcellona. Bayern Monaco 6, Barcellona 2. Si pare essere uscito dal campo questo Barcellona, che non riesce nemmeno più a creare gioco. Pizza in campo aperto, si è allungato un po' il pallone, quello che bastava per poi riuscire a scagliare un gran sinistro che ha battuto l'estremo difensore del Barcellona, Annunziata. Rete doppietta meritata per Pizza, che sta giocando bene. Tanto il Barcellona prova gli ultimi sussulti in avanti, qui un'azione personale di Mancuso, non si è capito cosa volesse creare, in quanto il tiro a porta è stato totalmente sbilenco. De Sena per la marca. De Sena combina ancora con la marca, cerca una linea di passaggio pulita, la marca chiuso da due avversari, lotta, guadagna la sfera, qui arriva il calcione di Mancuso, arriva la carica del numero 8 Blaugrana, la marca si becca un calcione, ma il possesso è ancora dei tedeschi, con De Sena che continua a dare sicurezza all'intero reparto arretrato. Qui la marca prova a scalciare Mancuso, se ne produce una rimessa laterale per il Barcellona, ancora il Barcellona qui ostacolato dalla difesa avversaria. Alfieri ha provato ad alimentare di primissima intenzione il gioco, ma arriva una rimessa laterale per il Bayern Monaco, con Jovino che prova il suggerimento lungo per Pizza. La marca si frappone fra palle d'avversario. De Sena, buon gioco, torna dalle parti di Jovino che perfeziona il disimpegno, molto preciso per Pizza, se la sposta sul sinistro, ancora Pizza, viene ostacolato efficacemente da Annunziata. Pizza molto tonico qui, Cappuccio, e il Bayern Monaco d'esperienza preferisce far girare la sfera piuttosto che infliggere ulteriori colpi che potrebbero sbilanciare la squadra. Sì, il risultato consente di far giocare così i propri tesserati il Bayern Monaco. Tutto gira dai piedi di Ivan Cappuccio, in collaborazione con De Sena e con Jovino, quando si tratta di partire l'azione dalla porta. Poi Pizza sta dimostrando di valere tanto per questo Bayern Monaco, una bella doppietta. Giocatori del Bayern Monaco mi sembrano veramente in palla, a differenza di quelli del Barcellona, che mi sembrano demotivati anche loro. Molto molli nell'approccio invece Pizza, prova ancora a buttare a terra la porta il cannoniere bavarese, che oggi sta offrendo una superba prestazione. E anche Jovino qui si disimpegna abbastanza bene. Poi sul ritorno di Duraccio arriva la rete del Barcellona. Un atteggiamento totalmente mollo questo della difesa del Bayern Monaco, e il punteggio che passa al 6-3 a favore del Bayern Monaco. Il Bayern Monaco non deve adagiarsi sugli allori, deve continuare a fare gioco, non deve perdere la lucidità. Barcellona che c'è sempre, a giocatori di spessore, è sempre un pericolo. Qui la marca, grande scontro fisico con Vestale, ci scusiamo. Torna a manovrare il Bayern Monaco con De Sena che dà ordine alla manovra. Ancora la marca prova a suggerire, se la ritrova fra i piedi Armenio, un tiro cross che non impensierisce la porta avversaria. Alfieri prova a ripartire, ma De Sena anticipa ancora efficacemente i giocatori spagnoli. Il suo tiro termina in
Rimessa laterale. Anzi, calcio d'angolo. Qui termina a terra Alfieri, spinto da Armenio, che protesta la propria innocenza. Noi era sembrato fallo netto quello di Armenio. Duraccio, il tiro di primissima intenzione di punta. Buona la conclusione, non fortunata però questa azione del Barcellona, che sta dimostrando piccoli segnali di ripresa. Cappuccio scambia con Armenio, di primissima intenzione per la marca, che cicca il tiro. Buona combinazione offensiva questa dei tedeschi. Riparte il Barça con Alfieri, che ha dato sicuramente più ordine in campo al posto di Mancuso. Qui De Sena non riesce a scambiare efficacemente con Cappuccio. Duraccio, affrontato ottimamente dall'indomito esterno bavarese, che qui prova a bruciare mezza difesa annunziata. Parte in un contropiede, suggerisce per Duraccio. La marca si oppone efficacemente, partita che sembra essersi infiammata in questi frangenti con le squadre un po' spaccate. Arriva questo calcio d'angolo per il Barcellona, la gran parata di Iovino, che tiene il pallone in campo sulla conclusione di Mancuso. Ancora Iovino prova a rendere pampa e focaccia. La marca si invola tutto solo, Alfieri lo spedisce fuori sia al calciatore che alla palla. Si fa anche male. Arriva il time out chiamato dalla panchina bavarese. Fasi un po' confuse di gioco. Risultato ancora fermo sul 6-3. E Alfieri che resta a terra infortunato. In precedenza durante questa giornata c'è stato anche l'infortunio di Antonio Litto, a cui auguriamo il meglio nella partita contro il Milan, persa dai romanisti col punteggio di 3-2. Gomito rimasto sotto, come si suol dire, un piccolo infortunio patito dal calciatore della Roma. Giorgio, come saranno gli ultimi minuti di gara secondo te? Innanzitutto auguriamo il meglio, una perfetta guarigione sia per Litto sia per Alfieri, che in questo caso è rimasto infortunato. Mi aspetto che il Bayern Monaco cinicamente porti a casa il risultato. Ha bisogno di quadrare i conti lì dietro. De Sena da solo non basta, nonostante la sua grande qualità che ha dimostrato questa sera, mentre per il Barcellona c'è bisogno di più lucidità offensiva. Duraccio sempre presente lì davanti, ma deve essere anche un po' accompagnato. Troppo solo Duraccio, estremo terminale dei blaugrana. Qui prova a impartire in contropiede il Barcellona, il gran tiro, Iovino se la ritrova fra le mani e la difesa del Bayern allontana la bene meglio. Sono anche fortunati questi tedeschi ora, che mantengono il punteggio di 6-3. Su questa azione avrebbe meritato più gloria la squadra spagnola, che ora prova a concretizzare la pressione con un calcio d'angolo. Tanto Alfieri ancora dolorante in panchina, sostituito provvisoriamente da Mancuso. I movimenti al centro dell'area, proprio Mancuso prova il tiro rimpallato da Lamarca, che si immola ulteriormente, stavolta di schiena, la spedisce in rimessa laterale. Si propone anche Annunziata per alimentare l'azione, ma qui il tocco breve per Duraccio non produce continuità, la palla si spegne in rimessa laterale dall'autopposto. Armenio prova a concretizzare la frittata, qui si becca gli improperi di Cappuccio in panchina. Annunziata sul punto di battuta prova a concretizzare col portiere di movimento di Barcellona. Il tiro, la grandissima conclusione qui, e c'è il gol del Barcellona con Vestale. Gol fortunoso con Iovino, che se l'è buttata in porta. Una dinamica assolutamente particolare questa, la buona conclusione estremamente precisa di Vestale. Iovino in qualche modo ci è arrivato, però il palo non è stato in suo aiuto. Il tocco decisivo, a mio parere, è stato di Raffaele Mancuso, che ha ribadito il pallone in rete. Quindi Barcellona che si fa vivo, Barcellona che, ripeto, fino al triplice fischio non è mai morto. La giustizia dei legni, che nel primo tempo sempre nella seconda frazione hanno salvato Iovino, stavolta hanno decretato il quarto gol del Barcellona col Bayern Monaco, che adesso prova ad affacciarsi pericolosamente in avanti. 3 contro 2, Armenio ce l'ha sul sinistro e mangia letteralmente una buona occasione, non riesce a concretizzare. Calcio d'angolo, seguito della parata di Annunziata con la marca che
si intestardisce il suggerimento, qui non riesce l'azione offensiva del Barcellona, il break successivo di De Sena non produce a sua volta continuità, molti errori in questa fase di gioco. Duraccio prova a mettere ordine, qui lotta per una preziosa sfera, un possesso d'oro qui che produce un fallo, calcio di punizione. Nello specifico è stato Mancuso abilissimo a mantenere il controllo palla e a beccarsi il calcione di Lamarca sul punto di battuta, Vestale, che poc'anzi ha castigato Iovino, due uomini in opposizione, nello specifico Pizza, De Sena. Il tiro del numero 8 spagnolo produce una rimessa laterale, lo scavino, colpo di testa di Mancuso, alta, buona combinazione qui fra i due spagnoli. De Sena per Lamarca, che prova a scappare sulla faccia, sulla fascia, arriva il calcione di Vestale per Lamarca, termina a terra, ci scusiamo, era Mancuso il calciatore col numero 88, alter ego di Vestale. Calcio piazzato per il Bayern Monaco, su punto di battuta De Sena, tignoso centrale. De Sena ha dimostrato questa sera di essere un giocatore veramente di qualità, qui ci prova col destro, ha dimostrato di bastare fino a questo momento di gioco in difesa, sempre unico baluardo difensivo per questo Bayern Monaco che di filosofia ha gioco offensivo. Tanto rimessa laterale per il Barcellona, ora il Barcellona in avanti si becca un calcione, Vestale non ravvisato dall'arbitro, arriva la rimessa laterale sempre per gli spagnoli che provano ulteriormente a concretizzare la pressione offensiva. Qui il cross non riesce nell'aggancio, il compagno di squadra di Mancuso prova a spazzare alla bene meglio il Bayern Monaco, qui Duraccio elegantemente, Armenio alza la sfera per un sombrero, un doppio sombrero, guadagna anche una rimessa laterale. Sì, rimessa laterale, anzi, situazione un po' confusa, rimessa laterale per gli spagnoli. Duraccio di primissima intenzione il tiro, Iovino un po' sorpreso, ma la palla termina in un fallo di fondo, un po' di nervosismo anche in queste ultime frazioni di gioco con il Bayern Monaco interessato a rallentare quanto più possibile il procedere della gara. Qui Pizza ha provato di primissima intenzione, sempre letale, in questo caso solo un po' impreciso. Duraccio guadagna un fallo d'esperienza, gara che stenta a decollare, rientra in campo Cappuccio al posto di uno spento Armenio, si è conservato per i minuti conclusivi il numero 0 del Bayern Monaco. Un po' di situazioni convulse che non fanno bene al trofeo Jack. Assolutamente no, ma sono convinto che i protagonisti di questo match in questo momento sono annebbiati dalla stanchezza, hanno veramente corso tanto, hanno giocato tantissimo, ci può stare. Sapranno certamente condividere un fantastico terzo tempo, ma qui se le stanno dando di santa ragione. Mancuso prova a mettere ordine, organizza per Annunziata, Duraccio ce l'ha sul destro, un po' lunga la sfera, in realtà Cappuccio preferisce spedirla in rimessa laterale. Duraccio sullo stesso punto di battuta, contatti proibiti fra Pizza e Mancuso. Duraccio sul punto di battuta, prova a suggerire centralmente, arriva un opposizione difensiva, un po' di disordine al centro dell'area, ci sembra un calcio d'angolo ed è così, l'arbitro fischia il calcio d'angolo a favore del Barcellona. Annunziata di primissima intenzione, qui Lamarca pasticcia, guadagna ancora una rimessa laterale il Barcellona, il tiro di primissima intenzione di Mancuso termina oltre lo specchio di porta. Calcio d'angolo per il Blaugrana, qui il suggerimento di Duraccio per nessuno, che ha provato a giocare di esperienza ma nessun compagno ha seguitato l'azione.
prova a riorganizzarsi De Sena, spedisce la palla in rimessa laterale più lontano che può. Il Bayern Monaco sta soffrendo mentre arrivano gli ultimi 60 secondi di questa gara. Il recupero con Annunziata che prova a darle in profondità a De Sena, si rende autore di un ottimo break. Pizza, pasticcia, Vestale tira giù, ci scusiamo, Mancuso tira giù un avversario, anzi mettiamo in ordine, Cappuccio ha tirato giù Mancuso, si becca anche l'ammonizione del direttore di gara. Quando siamo agli sgoccioli di questa gara, mancano poco più di 30 secondi al termine. Il tiro, e arriva la segnatura di Mancuso, manca pochissimo, siamo 6-5, potrebbe esserci un finale thriller di gara. Eh sì Giando, perché in questi 60 secondi dobbiamo aspettarci di tutto. Arriva il 6-5, una punizione magistralmente calciata da Mancuso, forse un Francesco Iovino disattento in questa occasione, ma vediamo un po'. Adesso Cappuccio si invola, c'è stato comunque, sì Giando, ritmi altissimi, clima veramente caldissimo. Un'altra munizione nel frattempo qui per il portiere Annunziata del Barcellona. C'è da aspettarsi di tutto, Giando. Sì, molti più calci che calci in questi momenti finali. Con Annunziata che perde un po' la testa e cede alle pressioni di Iovino. Qui torniamo al calcio giocato con Mancuso che prova ad ostacolare, ed arriva il fallo. Tiro libero per il Barcellona che inaugura così la sua serie. Ingenuità di Cappuccio che ha fatto fallo pensando di essere ancora sotto effetto del bonus, ma arriva il tiro libero a pochissimi secondi dalla fine. Si incarica della battuta Mancuso. Numero 11 contro Iovino e sbaglia clamorosamente. Perde così la gara il Barcellona che poteva pareggiarla, ma il punteggio finale arriva ai tedeschi. Bayern Monaco 6, Barcellona 5. È stata veramente una partita molto emozionante, Giando, le squadre se la sono giocata, hanno combattuto e forse il migliore si porta a casa questi tre punti. Bayern Monaco direi giustamente vittorioso, nei momenti chiave è stato decisamente più cinico, più lucido, anche se nel secondo tempo forse c'è stato un calo generale che ha consentito poi al Barcellona in palla di poter rientrare in partita. Spregone Emilio Mancuso che con quel tiro libero avrebbe potuto guadagnare un punto per la sua squadra, ma risultato che ci sta, ci può stare, migliore in campo da una parte Ivan Cappuccio, dall'altra una collaborazione Duraccio-Mancuso per le buone prestazioni offerte. Calo psicologico che non ha pregiudicato i tre punti che arrivano al Bayern Monaco. Ricordiamo il punteggio finale: Bayern Monaco 6, Barcellona 5. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti dell'incontro. Siamo qui con Iovino e Lamarca al termine della gara vinta dal Bayern Monaco col punteggio di 6-5 contro il Barcellona e con un brivido finale. Com'è stata questa gara, Iovino? È stata una gara molto tirata, alla fine abbiamo riuscito a portare tutta la posta in pari a casa. All'ultimo abbiamo avuto un brivido, come hai detto tu, abbiamo rischiato, anche io ci ho messo del mio per rischiare. Ci ha dato una mano il nuovo inserimento di stasera il mister De Sena. Insieme a Kek e Ivan abbiamo fatto una bella partita, alla fine abbiamo portato i tre punti a casa che servono per la vittoria. L'avevo detto, 5 partite, 5 vittorie. Alla quarta. Manca la quinta, la marca come la vedi dal campo? È possibile vincere la quinta sfida consecutiva magari con questi nuovi innesti e con un Pizza che si è rivelato in grande forma, ha fatto anche un paio di reti che male non fanno per questo bilancio finale? Sì, la possiamo vincere soprattutto perché il gruppo si sta unendo e ora siamo 4 persone fisse, ne manca uno per diventare un pugno, ora siamo una mano, ok? Capito l'aneddoto, la matrioska, insomma. Sì, perfetto, un 5 contro 1 sarei dire, visto che manca il quinto. Ed è previsto qualche altro ingresso, diciamo, in calciomercato? Qualche altro giocatore che vuole far parte di questa squadra bavarese? Penso che la rosa è completa, ci mancano...
solo unire. ci pagano gli eterni assenti. Addeo zero. Abbiamo un altro nella lista, De Pascali, che non è mai venuto, non ci ha mai onorato della sua presenza. Penso che verrà l'ultima partita. Andremo con la resa completa a fare questi play-off. Saluto Giovanni Ruggiero, soprattutto perché io glielo dissi quella sera: 5 partite, 5 vittorie. Mi aspetta la quinta con il mio, contro il mio amico Nappi. Gigi, per cortesia, vedi che devi fare. Jovino, manca una presenza in panchina, però. Manca Marrakesh e manca il presidente Quarente. Marrakesh è la linfa di questa squadra. Alla fine, noi senza di lui siamo spenti. L'hai visto? Il gioco non è brioso. Con lui, alla fine, cerchiamo di fare tiki-taka. Sì, abbiamo con noi Luigi Duraccio, capitano e presidente di questo Barcellona, che è uscito sconfitto dalla sfida di cartello contro il Bayern Monaco questa sera. Ricordiamo il risultato: 6-5 in favore dei bavaresi. Duraccio, una prestazione a tratti scoppiettante, a tratti però anche da dimenticare. Sì, è arrivata la sconfitta, usciamo a testa alta. Il risultato poi alla fine non è così tondo come insomma la partita si era messa in una carreggiata un po' brutta per noi, però alla fine siamo usciti fuori. Giocavamo senza qualche elemento in difesa, quindi abbiamo subito anche qualche gol ingenuo. Non è da noi, in tutto il campionato l'abbiamo dimostrato. Poi alla fine, con un po' di calma, dopo aver subito qualche colpo basso, siamo riusciti a riemergere. Una partenza scoppiettante, poi il ritorno del Bayern Monaco, secondo tempo che è iniziato un pochino male, però il Barcellona ha dimostrato di essere buona squadra fino a quell'errore finale di Mancuso sul tiro libero. Sì, secondo me, analizzando nel complesso la rosa e analizzando queste 16 gare che abbiamo disputato, secondo me abbiamo qualità e abbiamo la qualità giusta per poter vincere anche l'Europa League. Sicuramente l'ultima partita cercheremo di onorare il campionato, anche se ormai per noi in Champions sarà difficile, quindi ci prepareremo e approfitteremo dell'ultima partita per prepararci all'Europa League. Ritornando alla partita, io dico che noi usciamo a testa alta. Siamo partiti male, quindi abbiamo fatto di tutto per recuperarla, però non ci siamo riusciti. Abbiamo fallito anche il tiro libero all'ultimo minuto, ma niente da rimproverare ai miei ragazzi, perché comunque ce l'hanno messa tutta. Quindi per questo obiettivo europeo parlavi tu di una netta convinzione nella vittoria di questa Europa League. Ci saranno acquisti per puntellare lì dove serve, oppure la rosa va bene così? Beh, ci sarà da pensare fino all'ultima partita per schierare un nuovo elemento, anche se credo che la nostra rosa già è competitiva. Sicuramente non saremo una netta favorita, però ce la giocheremo, e sono sicuro fino alla fine, e credo che il nostro obiettivo minimo sia alla semifinale.